oggi vi faccio vedere cosa mangio in un giorno normalissimo di dieta. Comunque, se vi interessa, ogni giorno su Instagram nelle stories io posto comunque il mio diario alimentare. Per prima cosa, quando mi sveglio, mi preparo il mio tè verde che bevo in assoluta tranquillità, in attesa poi di prepararmi e di andare ad allenarmi in palestra. Al ritorno mi preparo la colazione. Ultimamente mi sto allenando a digiuno, mi trovo bene e va bene così. Quella mattina mi sono preparata una semplicissima fetta di pane integrale con un po' di segale dentro, su cui ho spalmato della semplicissima marmellata di mirtilli senza zucchero, mezza banana e del burro d'arachidi. Lo so che me lo chiederete, il piattino è bellissimo, purtroppo non so consigliarvi dove potete trovarlo perché l'ho comprato a Tokyo in un Three Coins, però è davvero bellissimo, lo ammetto, mi vanto. Il burro d'arachidi in polvere è secondo me molto comodo da avere perché si mantiene molto meglio, non tende a separarsi dagli oli, e ovviamente è molto meno ricco di grassi e ha più proteine. Ho mangiato anche questo yogurt greco che di solito non compro perché è abbastanza ricco di zuccheri, però devo ammettere che come sapore era molto buono, volevo provarlo e io lo promuovo. Era ovviamente cocco e cioccolato, io non posso resistere. E quindi la colazione è pronta, davvero velocissima ma buonissima. Ho preparato un piatto davvero che si prepara in 5 minuti. Vi faccio vedere un piccolo trucchetto. Allora, ho iniziato con il pulire e sbucciare una carota piccola, mezza cipolla rossa e mezza zucchina. E il trucchetto sta proprio nel grattugiarle. Quindi ho grattugiato le mie verdure così da farle cuocere davvero velocissimamente, nemmeno 10 minuti, in pentola. Quindi andiamo sul fornello, ho messo tutto in una pentola, fuoco abbastanza dolce e ho aggiunto circa 300 g d'acqua. Lasciato andare, ho aggiunto un po' di pepe, un po' di sale, del peperoncino, e poca curcuma. E ho aggiunto anche dei ceci già cotti al naturale. Vi assicuro che ci vogliono 10 minuti, il tempo che l'acqua inizia a bollire. Ho aggiunto anche 50 g di riso basmati. Il riso basmati ha il pregio di gonfiarsi tanto, quindi anche solo 50 g vedrete che vi sazieranno tantissimo. E anche il mio pranzo è pronto davvero in 10 minuti. Per merenda ho mangiato dei semplicissimi biscotti integrali alla mela senza zucchero che ho preparato io e la cui ricetta la troverete sul blog. Davvero buonissimi. E siamo alla cena. Ho pulito dei friarielli, ah, io adoro i friarielli, quindi ho preso semplicemente le foglie. Le ho sciacquate bene e senza asciugarle le ho direttamente messe in una padella antiaderente. Premetele molto e mettete il coperchio, non vi preoccupate perché ovviamente perderanno tutto questo volume. Infatti, una nota negativa è che rendono molto poco in cottura. Infatti, dopo 2 minuti erano già praticamente così la metà.
Comunque ho lasciato cuocere senza aggiungere nulla, tenetelo d'occhio, magari aggiungete un altro po' d'acqua, ma secondo me non serve. E le ho condite con questo spray di olio e aglio. E ho constatato la cottura, ovviamente mangiando dalla padella. Nella stessa padella ho fatto cuocere i funghi. Sono buonissimi, questi qua di Lidl sono una scoperta recente, purtroppo erano finiti. E li faccio cuocere semplicissimamente in padella senza alcun condimento perché rilasceranno la loro acqua. E taglio a fettine il pollo. Se siete più golosi potete infarinare il pollo in modo da creare poi una salsina insieme ai funghi. Ho aggiunto tutto in padella e ho fatto cuocere con il coperchio. Anche questa cena è pronta davvero in 10 minuti perché il pollo era molto sottile, i funghi si cuociono in un attimo e basterà condirli poi con un po' di sale e un po' di olio a fine cottura. Ho aggiunto anche della cipollina e ho finito il mio piatto. L'ho accompagnato da fette biscottate perché queste qui misura non hanno né zucchero né sale, quindi sono molto neutre e secondo me sono una buona alternativa al pane. Anche la mia cena è finita e così questo video. Io spero vi sia piaciuto, fatemelo sapere in un commento qui sotto, venite a seguirmi su Instagram e sul blog dove ogni giorno troverete nuove ricette. Io vi saluto, alla prossima!